Buongiorno esploratori, buongiorno a tutti. Eccoci qua. Ecco. Ciao Francesca, buongiorno. Ciao, buongiorno. Qua, tutto bene? Tutto bene, tu? Bene, bene. Ti piace la nostra nuova spot di eventi in questa. Mi piace tantissimo e io volevo ringraziarti pubblicamente per questo. Già quello, lo zaino, brava, è Io ho vero. vinto lo zaino e l'ho ritirato, eh. Guarda che bello, che voglio vedere bene, dai, sennò sembra che è qualcosa che fa. Eccolo, Bello qua, un bello zaino Finisterre della Ferrino. Beh, meraviglioso, è meraviglioso. per il nostro viaggio è il più azzeccato, si chiama Finisterre, per cui Sì, è proprio esatto. lui. Allora, oggi Christine non c'è perché è in giro per l'Australia, noi siamo felici per lei e niente, quindi mi presterò io a fare lezione con te, però insomma se c'è qualcuno di voi che invece desidera prendere il mio posto, io sono felice, ecco. Quindi se qualcuno di voi vuole fare, diciamo, l'allievo, dica io e magicamente diventerà allievo per questa puntata. Intanto cominciamo, direi. Intanto cominciamo, poi magari ogni tanto rilanciamo l'appello se c'è qualche volontario. Rilanciamo l'appello. Intanto condividi il tuo schermo che non lo vedo. Esatto, questo volevo chiederti, infatti, ok. Eccolo qua, eccolo qua. Siamo anche dilettati, stamattina abbiamo messo un fantastico post su Instagram, insomma ci siamo, come dire, adeguati alla cosa, insomma, va bene. Allora, Siamo super social. Vabbè. guarda che roba, però lo devi ingrandire perché sennò non si legge niente. Zero, vai, vai, oh, ci vuole il diavolo, dai. Allora, tu ti Ok. ricordi questo, vero Riccardo? L'altra volta avevo un'altra studentessa, non c'eri tu, però no, te lo Era ricordi? quello dell'albergo, quanto costa, come si fa a dire, eccetera, eccetera, no? Esatto. Però ti chiederei a questo punto, prima di ricominciare, di rileggerlo velocemente, un minuto, proprio leggilo velocemente a mente. A me, Ok? A mente, un minuto. Quando hai finito, dimmelo. allora. Vabbè, io sono un po' lento. Altrimenti ti dico io stop alla fine del minuto. Ma tutto, quella risposta devo leggere? Pure la risposta, sì. Sì. Canta no, va bene, dai, più o meno. Ok, perfetto, 30 secondi, va bene. Allora, di che cosa dice brevemente con due parole? Che cosa? Allora, lei, quella che chiede informazioni per una stanza e chiede delle informazioni generiche, insomma, quanto costa la stanza, se c'è il bagno privato, come se è doppia o singola, eccetera, eccetera, come ci si arriva. E quella che risponde, gli dà i prezzi di quanto costano con i vari supplementi e gli dice poi, guarda, sbrigati a prenotare perché c'è una grande manifestazione con il Papa e quindi potresti non trovare posto. Questo è il succo della. Perché questo posto è un convento. Ok, allora, noi non abbiamo studiato molta grammatica nelle prime due lezioni. Oggi dobbiamo. Allora, io ti chiedo come? Come si mette da questa cosa? Ti chiedo una cosa, Riccardo, se vuoi ti aiuto, tranquillo. Allora, in queste due email dobbiamo trovare tutti i verbi al presente indicativo. Ok. Solo presente indicativo, no infinito, no condizionale, solo presente. Io ti faccio un esempio e ti dico il primo, che è leggo. Leggo, lavoro Esatto. di. Allora, Ok, vai, dimmeli. presente indicativo, Solo presente indicativo. no. No, aspetta, pure per me non è facile. Vediamo. Arriviamo. Bravo, però ce ne sono altri due prima. Ah sì, eh? Addirittura. Sì. Allora,
No, quello è un infinito. Vorrei. Vorrei è presente, però è condizionale, non è presente indicativo, quindi Ragione. non lo Io considero. avete finito. Bravissimo, avete? Sì. Sì. Poi arriviamo, non vabbè, ce n'è un altro. Arriviamo prima di avete, ce n'è un altro. Ah, Bravo, sì. Ok. l'ho escluso dalla mente. Poi arriviamo, poi Sì. vediamo, stazione, ancora due informazioni. Di nuovo, Aspetta, arriviamo. dove sei? Prima di E ce ne sono altri tre, Che stai a dire? Noi al momento del pomeriggio sono 5:30 e partiamo sicuramente Bravo, partiamo. la mattina del 14, spero di sì. Io Spero è un verbo, esatto, sì. spero perché tutti gli altri sono. Bravo. E poi ancora del fratello, qual è di Bravo, nuovo? sì. Facciamo Facciamo, sì. come facciamo? Arrivare al convento della stazione, quale autobus? Ma dobbiamo, non mi sembra, o dobbiamo pure Sì, sembra. dobbiamo sì, è irregolare, ma sì, sì, presente. Ok. Irregolare e basta. Bene, email 2. Fantastico. Allora, abbiamo Fantastico. siete Ce n'è un altro prima? ask scrive e non ce l'è, ingrandisce un po', Scrive, sì, è che se ingrandisco lo taglia. Scrive. scrive due persone, ma non capisco bene. Volete. Capisco? Capisco, Sì. capisco. Sì. Volete Sì. una gamma da bagnare? La singola costa 55 euro. Costano? Bravo, anche costa. Ah già, costa e costano. Sì. Per il bagno in camera c'è un supplemento di 20 euro, la colazione è? Esatto, anche c'è. Per Ah il già, bagno in camera c'è. certo, perché va a spiegare questa cosa. C'è Sì. e è? Sì. Il supplemento è Sì. persona, ma c'è Sì. ancora un bar di fronte al convento. Arrivare, no? Dalla stazione è Sì, bravo. potete Sì. prendere un Prendere no perché è no, infinito. sto leggendo, potete prendere il 56 e scendere, no? Dopo 5 fermate. L'autobus parte quindi ogni 15 minuti dalla stazione Termini. Sì. E li parte. Aspetto al più presto una risposta. Aspetto al più presto una risposta. Abbiamo poche camere, alcune libere. Il 14 a Roma c'è una grande cerimonia di cultura con il Papa e qui al Aspetta, allora aspetto è un verbo, abbiamo è un altro verbo e poi c'è. sì, aspetto, abbiamo, scusa. Al momento il convento arriveranno aggiungi da tutto il mondo. Basta. Perfetto, allora solo una cosa, è significa is, Is. c'è significa there is, There is. ok? Quindi questa è la differenza. Scusami Riccardo, solo velocemente, possiamo ripetere i verbi della seconda mail? Perché Allora, velocemente, solo i verbi. solo i verbi. Allora, abbiamo Abbiamo. nella sua mail scrive siete. Scrive. Siete. Scrive siete. Volete. Capisco e poi volete. Ah, scusa, vabbè, capisco, volete. Allora, la singola. Costano? Costa e costano. Costa e costano. Il bagno in Sì. camera c'è, un supplemento di 20 euro. La colazione è. Il Sì. supplemento è a persona. C'è. Sì. Poi, allora, è. Sì. Poi, potete. Sì. Potete poi, che cavolo era? Potete prendere no, prendere infinito così Prendere infinito. infinito e scendere tutto formale. Aspetto, aspetto. Parte e poi aspetto. Ah, già parto, aspetto.
Abbiamo? Sì. C'è? Sì. Arrivano. Perfetto. Tutto il mondo. Basta. Finito. Fantastico, fantastico. Allora, coniugazione. Sì. Dei verbi regolari. Sì. Arrivare. Io arrivo, tu arrivi, lui, lei arriva, noi arriviamo, voi arrivate, loro arrivano. Ok. Okay. Per esempio, è come parlare in italiano. Vuoi provare tu a fare parlare al presente? Io parlo, tu parli, egli parla, cioè lui, sì. Lei parla. Usiamo lui, perché egli nella lingua parlata non si usa, no? Immagina un pellegrino, non è che arriva no, e dice... No. Egli ha. Vabbè, allora, che verbo era parlare, no? Allora, io parlo, tu parli, lui, lei parlano, noi parliamo, voi lui, parlano. Lei, lui o lei parla, è la terza, okay. Lui parla, metti, lei parla, sì. Okay. Egli parla. No, noi parliamo, voi parlate, loro parlano. Fantastico. E poi c'è prendere, la seconda coniugazione. Ok. Io prendo, tu prendi, lui o lei prende, noi prendiamo, voi prendete, loro prendono. Uh-huh. Prova con ricevere. Io ricevo, tu ricevi, lui, lei riceve, sì. Noi riceviamo, voi ricevete, loro ricevono. Fantastico. E poi partire, no? Che è perfetto. Sì. Io parto, tu parti, lui o lei parte, noi partiamo, voi partite, loro partono. Prova con dormire, che va bene lo stesso. Bellissimo. Io dormo, tu dormi, lui e lei dorme, noi dormiamo, voi dormite, loro dormono. Ok, velocemente i significati. Arrivare significa to arrive, prendere significa to take, partire to leave. Okay. Ok, partire per un viaggio. Allora, le coniugazioni regolari sono tre in italiano, are, ere, ire. Però ire, sì. Ire ha due tipi di verbi. I verbi come partire e dormire, per esempio, ma anche i verbi come capire, che aggiungono isk. Ok, per esempio, io capisco, tu capisci, lui o lei capisce, noi capiamo, voi capite e loro capiscono. Ok, per esempio, come capire anche preferire. Vuoi provare a dirlo, Riccardo, preferire? Vabbè, io preferisco. Sì. Tu preferisci. Sì. Lui e lei preferisce? No, preferiscono. Lui o lui preferisce. Preferisce. Lei preferisce. Noi preferiamo, voi preferite, loro preferiscono. Esatto, sì. Quindi in giallo, colorato di giallo, c'è questa, questa piccola parte che si aggiunge, isk, per io, tu, lui, lei e loro. Okay. Poi ho colorato di verde invece le forme che sono uguali per tutte le coniugazioni, are, ere, ire, io finisce sempre con o. Ok. Ok. Tu finisce sempre con i. Ok, questo riguarda anche i verbi irregolari, no? Che non hanno questa coniugazione. Per esempio, essere, io sono con la O, tu sei con la I. Andare, io vado con la O, tu vai con la I. Uh-huh. Quindi la O è sempre io, tu è sempre I e noi è sempre uguale, sempre, ha sempre iamo. Ok. Alla fine, ok? Tutte le coniugazioni. Quindi questo è un po' più facile. Ok? Ok. Ok, adesso facciamo una cosa. Sarà molto divertente, Riccardo. Immagino. Sei bravo. Ok. Allora, adesso io devo... Una... Io devo girare la ruota.
Invitare, che significa invitare? Invitare, non lo so, To invite someone. Esatto. Puoi fare una frase con invitare con io? sì, ma al presente o come la Al vedo? presente, solo presente, solo Allora, ho presente. invitato Francesca a fare il corso di lingua. Bravo, però questo è passato. Come è passato? Ho Ah, no. invitato e passato Invito prossimo. Francesca a prendere una birra. Perfetto, perfetto. Ok, adesso proviamo solo con tutte le persone. Vai. Intanto possiamo richiedere se c'è qualcuno che vuole giocare? Scriviamo, aspetta, qualcuno Qualcuno vuole giocare? giocare con Francesca. Con la ruota dei verbi. Ok, È bellissima questa cosa, ma io lo scrivo. Allora, vediamo, vai. Allora, capire, giochiamo con capire. capire, devi fare una frase al presente, ricordati che aggiunge isk con Con tu tu, sì. capisci l'importanza del corso d'italiano? Bravissimo. Bravissimo. Capire significa to understand. Eh sì, certo. Ok. Ah, vendere. Vendere significa to sell. Ok. Allora, adesso devi fare un verbo, una frase con vendere al presente, lui oppure lei, terza persona singolare. Francesca vende forse il suo zaino. Ma come? No, no. No, no. Francesca non vende il suo zaino, negativo, bravo. Francesca, ho detto forse, vabbè, Francesca non vende il suo zaino. Bravissimo. Io mi diverto tantissimo a fare il corso d'italiano perché mi ricordo quando andavo a scuola e sono una capra ancora, va benissimo. Non sei una capra. No, è che noi, allora, ricordati che noi studiamo l'italiano, no, da bambini, cioè sì, poi lo studiamo formalmente, però di fatto non è che abbiamo una conoscenza formale di tanti No, nomi grammaticali, quindi ma poi tranquillo. noi romani stroppiamo tutto, per cui va bene. Allora, partire. Partire con noi, devi fare una frase. Noi, eccola, allora, noi partiamo Sì. il 19 febbraio. Perfetto. E dove andate? Andiamo a Leuca, da Leuca, no, andiamo a Finisterra, non so dove andiamo. Madonna, la ruota della fortuna dei verbi, guarda che roba. Allora, pulire. Pulire significa to clean. To clean. Ed è come capire, quindi aggiunge isk, però attento perché devi fare una frase con voi. E voi non aggiunge isk. Allora, al presente sempre. Ha sempre al presente, sì. Ok, allora. Pulite il tavolo. Bravissimo, sì. Che sembra pure un po' imperativo, no? Bravo, bravo. Infatti non ho detto niente, però non era pulite il tavolo, era voi pulite il tavolo. Voi pulite il tavolo, però se tu dici Se tu pulite il dici pulite tavolo, il tavolo, è imperativo, cioè. la è imperativo, vedi? Visto, il neurone si è acceso, si è cominciato, le dinamiche sono in moto. Bravissimo. Allora, Parlare loro, fare una frase al presente. loro parlano della crisi di governo. Perfetto, ok. Che dici? Ci fermiamo con questo gioco? Sì, fermiamoci. Abbiamo capito.
Allora, ricordiamo che tutti i materiali si trovano sul Sul tiro. sito, Sì. c'è il link a questa meravigliosa ruota, quindi se volete giocare, e il testo invece che abbiamo letto sulla prenotazione al convento è preso da Domani 1 di Alma Edizioni e trovate il link al sito, al libro anche. Trovate il link anche a quello. Allora, facciamo invece, cambiamo totalmente argomento. Bene, rivoluzioniamo. No. Anzi, no, scusami, non cambiamo argomento ancora. Rimaniamo sempre nella prenotazione, Ok. perché è importante, bisogna saper prenotare. Sì. Allora, facciamo questo splendido esercizio. Sì. Dobbiamo collegare la domanda con la seconda parte della domanda e poi con la risposta corretta. Ok. Esempio, come facciamo ad arrivare al convento dalla stazione? Arrivare dalla stazione è molto facile. Difficilissimo. Allora, Aspetta, una risposta però, come vedi sopra, c'è un box vuoto, non c'è, la devi fare tu. cioè Però è facile. la invento. La inventi? Sì, Va sì, bene. sì. Allora, quale autobus dobbiamo prendere? Bravissimo. Potete prendere il 56 e scendere dopo 5 fermate. Perfetto. Ok, poi vediamo come avete posto. Avete posto. Allora, avete posto per due persone? Bravo. E la risposta? Sì, abbiamo ancora delle camere. Perfetto. Qual è il prezzo? Perfetto. E l'ultima, la singola costa 55, la doppia, ok. Poi come facciamo? Di fatto, quale autobus l'abbiamo già fatto? Ah, ecco, volete due camere singole, una camera doppia o una matrimoniale? Esatto, e la risposta è Vogliamo una singola. perfetto. Perfetto, fantastico. Ok, quindi chiudiamo questo argomento, le prenotazioni. Ormai tutti i pellegrini sanno come scrivere una mail e come prenotare una camera. Fantastico, fantastico. In italiano. In italiano, come esce fuori, sarà bellissimo. Allora, facciamo un altro gioco, sei pronto? Ma prontissimo, al bar, già mi piace, al bar già mi piace, vai. Beh, qua cominciano le cose belle. Dimmi se si vede bene, però, perché io temo che le immagini siano un po' piccole. No, no, si vede. Bene, allora, tu vedrai queste immagini, questi sono i prodotti che si trovano al bar, Sì. fondamentalmente. Mi devi solo dire i nomi, come si chiamano. Allora, direi Maffei e biscotti. Biscotti. Sì, i biscotti, Biscotti. in Biscotti. italiano. Ah, in Sì. italiano. Ah, scusami. In italiano, sì, Maffei biscotti. e Maffei, ma biscotti. Muffin è sempre muffin, possiamo dire pasticcino, però no, muffin va bene, biscotti. Perfetto. Biscotti. Caffè. Facile. Che cos'è? Un amaro? Amaro, bravo, che si prende dopo cena, no? Che figata, queste sono noccioline Noccioline per l'aperitivo. per l'aperitivo, specifichiamo. Questa è pasta. Sì, pasta fredda generalmente al bar, no? Cioè queste Sì, ah, insalate di pasta, sì. bisogna essere più descrittivi, hai ragione. Pasta fredda. Queste sono olive per d'aperitivo. Bravo, olive per l'aperitivo. Le patatine per l'aperitivo. Oh, mi sta venendo fame, andiamo. Ah, il panino con il salame. Buono. Buono. Perfetto. Buono, buono. Le caramelle. Caramelle, sì. Caramelle. Cappuccino. Fantastico. Il cornetto. Fantastico. La ciambella. Questa è proprio romana, questa è una dichiarazione d'amore a Roma, ciambella. Bella. Questo che è? Il toast, il tramezzino. Tramezzino.
Tramezzino, sì, perché il toast è caldo. Hai ragione. Quindi tramezzino. Ok, tramezzino. Il succo di frutta alla pesca o alla pera? La Perfetto. Coca-Cola internazionale? Questa è un'insalata mista. Bravissimo. Hai colto proprio il mio tasto debole, vai. Questo è un tè, un infuso, un tè. Bravo, un infuso oppure un tè caldo? Ah, questo è un bicchiere di vino rosso. Oppure Un no, calice. rosso oppure bianco, no? C'è anche il bianco. Ah, c'è quello bianco dietro, scusa, c'è pure l'acqua, mi sa, dietro. Va bene, un calice di qualcosa. Tu preferisci rosso o bianco? E dipende dalle stagioni, d'inverno rosso e d'estate bianco. Ok. Questo è lo strudel di mele. Bravissimo. Ragazza, non si ruba a casa dei ladri. Questo sembra White Russian più che altro. No, no, questo lo so, può confondere caffè freddo. Ah, il caffè freddo. Sì, d'estate, no? Caffè freddo. Buonissimo il caffè freddo. Ah, una bella birra, pinta di birra. Bene. Aspetta, questa che è? Pizza. Pizzette, quelle piccoline. Pizzette. Pizza Sì. grande, pizzette piccole. Esatto. Questa è l'insalata di riso. Sì. Questo è cosa? Questo è, come si chiama? Una quiche? No, questo è il toast perché è caldo, non si capisce bene dalla foto. Una quiche. Sì, no, è to il toast. È toast. Il club sandwich. La Big Bar, queste sono le gomme da masticare, il chewing gum. Chewing gum oppure gomme da masticare, esatto. Oh, e questo è il tè freddo, il tè boh, Tè freddo. freddo, sì, Lipton. Perfetto. Allora, adesso, prima di andare avanti, ci guardiamo un video. Va bene, guardiamo il video. Si sente il suono, vero? Se lo metti, sì. Se Non l'ho messo? metti play, lo vediamo se si sente. E ho già premuto play, non hai sentito? Ah sì, ho sentito qualcosa, poi si è La fermato. musica. Ok. Sì. Non si sente la musica, ti dico sta verità. Ah, quindi non si sente. Allora, Riccardo, devo interrompere la condivisione Sì. e mi sa spuntare. Aspetta, la casella del suono. Allora, provo, Dai. che non l'avevo fatto. Ok, secondo me adesso si sente. Si sente? Perfetto. Bene, ricominciamo. Maurizio. Sì, Cristo. L'italiano è molto difficile. E perché? Per esempio, avete sette, come si dice, il, la, lo, li, le, articoli. Determinativi. Sì, sono sette. I, lo, elle con apostrofo, la, i, gli, le. Sette. Perché? Non c'è perché, è così. Il libro, lo zaino, l'orologio, la penna. L'arancia, i tavoli, le penne, gli zaini, gli orologi. Le arance. Bravo Christoph, tutto giusto. Attento alle parole come amico o gioco. L'amico
gli amici, il gioco, i giochi, e non c'è un perché, è così. Io conosco l'attore, non ci crederai mai. Davvero? Ma veramente? Conosco l'attore che sta dietro al giornale, lo conosco, è il compagno di una mia amica, fantastico. Ok. Allora, questo video ce l'avete sempre tra i materiali di classe, tra i link, c'è cioè il link a questo video che è sul sito di Alma Edizioni, c'è tutta una serie sulla grammatica dal barbiere. Allora Riccardo, spero che tu sarai contento perché adesso rifacciamo le parole del bar, ma questa volta dobbiamo mettere l'articolo davanti. Va bene, dai. Immagino che ce la possiamo fare. Allora, questo avevamo detto che il tè. Sì. È l'apostrofo insalata, l'insalata. Bravo, è l'apostrofo insalata, l'insalata, perché comincia per vocale. Il caffè. Bravissimo. Il riso, oppure l'insalata di riso, a seconda. Bravo, è l'apostrofo insalata di riso. Il cappuccino. Sì. Il panino. Sì. I succhi. Bravo, i succhi di frutta, i, plurale di il. Le gomme da masticare. Perfetto, le gomme. Le gomme. Il calice di vino o sì. i calice di vino. Sì, oppure il vino anche. Il vino anche. Sì. Questo avevamo detto che era il caffè freddo. Perfetto. Le noccioline. Sì. O gli arachidi, insomma, non so che cosa sono. Sì, le arachidi. Sì. La Coca-Cola. Il tè o l'infuso. Bravissimo. È l'apostrofo perché c'è la vocale, sempre, sia maschile che femminile. Quando c'è la vocale diventa l'apostrofo. L'infuso o l'insalata. L'insalata. Questo era, è l'apostrofo l'amaro. Sì. Le caramelle. Sì. I cornetti. Sì. Questo era il toast, esatto. Questo è il tramezzino. Le pizzette. Fantastico. Viene fame. Le birre o la birra. Bravissimo. Le patatine. I biscotti. Sì. Le ciambelle. Buone. Sì. La pasta fredda. Sì. Le olive. Le olive, sì. E lo strudel. Perfetto, lo strudel, non è il strudel, ma lo strudel, perché comincia per S più T. S più consonante è lo maschile. Lo. Lo studente, lo studio, lo strudel, e lo si usa al maschile anche come nel video c'era l'esempio con i nomi che iniziano per Z, lo zoo, lo zaino. Lo zaino. Diciamola bene questa Z, non è lo zaino, è lo zaino. Sì. I nomi che iniziano per Y, per esempio lo yogurt, lo yacht, sì, molto spesso sono parole straniere, no? Perché poi la Y non fa parte dell'alfabeto italiano, i nomi che iniziano per X, lo xilofono, per esempio, che è lo strumento musicale, e anche i nomi che
iniziano per P più S o P più N, lo psicologo. Lo so, tanta roba. Sì. Oppure un'altra cosa fondamentale, lo gnocco, gli gnocchi, GN, GN, i nomi maschili che cominciano per GN hanno lo. Gli gnocchi è un altro cibo fantastico della nostra cucina. Sì, sì. Ma poi li vediamo questi cibi, no? Come? Li mangiamo, li vediamo, no? Esatto. Esatto. Ok, allora a questo punto però io, se possibile, interromperei la condivisione. Sì. E facciamo di nuovo un'altra scenetta. Interrompo la mia condivisione? La interrompo io. Ok. Allora, ti ricordi l'esercizio che abbiamo fatto la primissima diretta, quando abbiamo ricostruito la conversazione? Sì, fantastico. Allora, facciamo la stessa cosa, però la situazione è diversa. Cioè siamo al bar, non ho una foto oggi purtroppo, siamo al bar, siamo al bar e niente, ci sono due persone, c'è un cliente e c'è un barman. Va bene. Okay. Allora, innanzitutto il barman è al bar e sta lavorando, il cliente entra. E dice, che cosa dice in italiano? Buongiorno. Perfetto, ripeti? Buongiorno. Perfetto. Allora, sì, questo è possibile, però in realtà sono tutti e due giovani, è informale. Ciao. Sì. Ciao. Sì. Ciao, esatto, ripeti. Hello. Ciao. Ciao, ripeti. Ciao. 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 Il barman risponde. Buongiorno. No, anche lui è un ragazzo. Allora, un ragazzo dice ciao. 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 Esatto. Ripeti. Ciao. Perfetto. E continua il barman e fa una domanda. Prendi qualcosa? Bravissimo. Bravissimo, ripeti? Prendi qualcosa? Allora, questa domanda è perfetta ed è possibile. Ma non è questa. Ma non è questa. Allora, il verbo c'è. Il verbo c'è, quindi è corretto. Ma il verbo è giusto, prendere. Il verbo è giusto. Ah, ok, sì. Cosa prendi? Bravissimo, fantastico, fantastico. Ripeti? Cosa prendi? Ok, allora questa domanda è perfetta, è possibile, ma è esattamente questa, quasi, però devi trovare un sinonimo di cosa, un'altra parola invece di cosa. Che prendi? Fantastico, ripeti? Che prendi? Ci siamo, sì, sì. È questa, è questa. Allora, aspetta che... Ok. Ripeti tutta la battuta del barman. Certo. Ciao. Ciao. Che prendi? Perfetto. Il barman dice... Solo il barman. Ciao, che prendi? Perfetto. C'è una pausa? Sì. Ciao, dopo ciao. Bravo. Fai una piccola pausa. Ripeti. Ciao, che prendi? Perfetto, fantastico. Dall'inizio. Pure quella che entra? Pure quella che entra, sì. Wow. Ciao, che prendi? Perfetto. A questo punto, quella che entra è mattina. È mattina. Quindi, è mattina, quindi? Quindi... Allora, ordina due cose. Ok, ho già capito, dai. Ecco. Prendo un cappuccino e un cornetto. Bravissimo, però inverti le due cose.
Ok, prendo un cornetto e un cappuccino. Perfetto, bravissimo, possibile, corretto, ma... è ovvio che non è questo. No, è questo, ma invece di prendo c'è un altro verbo. Voglio. Bravo, bravissimo, però in un'altra forma, forma. Vedi, porco. Fantastico, oggi siamo veramente collegati, vai. È grande, bravo. In sintonia proprio. Un'unicamente. Il disastro. Vai. Lo rifacciamo? No, ripeti questa frase, quindi. Quale quest'ultima. Frase? Vorrei un cornetto e un cappuccino. Perfetto. Allora, ripetila. Vorrei un cornetto e un cappuccino. Me la ripeti parola per parola? Sì, certo. Vorrei un cornetto ed un cappuccino. Allora, dopo la prima parola c'è una piccola pausa perché la cliente pensa, non è sicura, non sa. Prova con la vorrei, giusta... Sì. Virgola. Pausa, virgola, non lo so, ma virgola, sì, la virgola. Diciamo tre puntini, più che virgola. Ah, tre puntini, proprio così sospirante, proprio, vorrei, da sera non lo so. Bravo, Vorrei, un cornetto e un cappuccino. Bravissimo, però non c'è il suono. Ah, ok, va bene, nella testa. Esatto. Vorrei un cornetto e un cappuccino. Vorrei un cornetto e un cappuccino. Vorrei un cornetto e un cappuccino. Perfetto. Dall'inizio. Ciao, che prendi? Vorrei un cornetto e un cappuccino. Perfetto. A questo punto il barman fa una domanda. Lei non ha specificato il cornetto. Certo. Come lo vuoi il cornetto? È difficilissimo. Allora, no, possibile, no. Perfetto. Ripetimi questa domanda. Come lo vuoi il cornetto? Perfetto. Elimina la seconda, la terza e la quarta parola. Come lo vuoi? No, devi eliminare la seconda, la terza e la quarta parola, come la prima, quindi rimane. Come? La seconda no, lo non ce va. La terza lo devo togliere, come lo vuoi? Allora, aspetta, ripetimi come parola. Vai, come il cornetto? Bravissimo. Inverti? Che devo invertire? ripetimi parola per parola. Come il cornetto? Ok, questo mettilo alla fine. Il cornetto come? Bravissimo, esattamente questo. Ripetilo con la giusta intonazione. Il cornetto come? Perfetto, il cornetto come? Il cornetto come? Il cornetto come? Il cornetto come? Dall'inizio? Ciao! Ciao, che prendi? Vorrei un cornetto e un cappuccino. Com'era? Il cornetto come? Perfetto. A questo punto la cliente risponde. Il cornetto come? Alla marmellata. Possibile, ma no. No, certo. Alla crema? Possibile, ma no. Al cioccolato. Sì. Pure semplice, c'è anche semplice. No. L'abbiamo trovato alla terza prova. Vai. Al cioccolato. Perfetto. E aggiunge una parolina che si usa alla fine per essere gentili, no? Quando... Perfetto. Ripeti. Al cioccolato, grazie. Ripeti? Al cioccolato, grazie. Ok, subito dopo lei continua a parlare, chiede quanto deve pagare, chiede il prezzo.
quanto le devo? Anzi no, siamo del tu, quindi quanto ti devo? Possibile, questo è un modo per chiedere il prezzo, però c'è anche un altro modo. Più semplice, quanto costa? Bravo, possibile, un altro modo. Quanto? Bravo, possibile, ma il verbo c'è, che non è però costa, è un altro verbo. Se è un altro verbo è... Il verbo essere. Cioè? Alla terza persona. Quant'è? Ah, quant'è? Bravo, bravissimo. Quant'è? Mi ripeti tutta questa frase finale? Com'era? Vorrei un cornetto e un cappuccino. Il cornetto come? Ok. Al cioccolato, grazie. Quant'è? Perfetto. Ci sono pause in questa frase? Tantissime. Dove? Vorrei, là c'è la prima pausa, che lei ci pensa. No, solo la frase è solo questa finale. Cioè? Al cioccolato. Ah, ok. Come lo vuoi, al cioccolato, quanto pausa. Costa? Pausa, quanto costa? Aspetta, pausa. Dopo al cioccolato c'è un'altra parola? Al cioccolato, pausa, poi che parola c'è? Quanto costa? Quant'è? No, quant'è? No. Prima c'è un'altra parola. Che parola c'è, Dio? Quella gentile. Ah, grazie. Ok, pausa, no, e poi? Quant'è? Vai, prova a ripeterla con queste pause. Al cioccolato, grazie. Quant'è? Perfetto. Al cioccolato, grazie. Quant'è? Ripeti. Al cioccolato, grazie. Quant'è? Perfetto, fantastico. Da capo, ovviamente. Cioè, da capo, sembra evidente. Ciao. Che prendi? Vorrei un cornetto e un cappuccino. Cornetto, com'era? Cornetto come? No, mi sono già dimenticato. Sì, però con articolo. Il cornetto come? Al cioccolato, grazie. Quant'è? Bravissimo. Il deurone si è messo in moto, attenzione. Bravissimo. Allora, proviamo, io sono la cliente, tu sei il barman. Va bene. Abbiamo finito con questo, sei contento, Riccardo? No, io mi diverto tantissimo, io aspetto il corso italiano per farmi due risate, perché mi ridicolizzo, sono felicissimo. Ok, allora, ciao! Ciao, che prendi? Vorrei un cornetto e un cappuccino. Il cornetto come? Al cioccolato, grazie. Quant'è? Non lo sapremo mai. No, lo dobbiamo dire? Come? Lo dobbiamo dire quanto costa? No, no, va bene così. Adesso tu sei il cliente, io sono il barman. Ciao. Ciao, che prendi? Vorrei un cornetto e un cappuccino, grazie. Il cornetto come? Al cioccolato, grazie. Quant'è? Ok, va bene. Allora, questo è il dialogo che noi abbiamo fantasticamente ricostruito. Non so se si vede, io sono ancora in condivisione, vero? No, adesso. Ok. Ok. È lui, questo è il dialogo. Vai, lo vuoi leggere? Ciao, che prendi? Vorrei un cornetto e un cappuccino. Il cornetto come? Al cioccolato, grazie. Quant'è? Perfetto. Allora, anche questo io te lo manderò e sarà tra i materiali certo. Di classe. Ok? Ok, che non ti avevo inviato. Francesca vi ha appena spiegato come quando entrate in un bar e potete chiedere di fare colazione. Sostanzialmente. Adesso, bravo Riccardo, cioè adesso i pellegrini sanno non solo come prenotare una stanza in un convento e come scrivere una mail, ma sanno anche come ordinare al bar. Non è meraviglioso? È meraviglioso, proprio.
Va bene, a questo punto io direi che possiamo fare un ascolto. Sì, ascoltiamo. Che ascoltiamo? Allora, sempre da domani 1 e facciamo un ascolto, ascoltiamo una conversazione, ok? Va Dura bene. circa 2 minuti, quindi la ascoltiamo tranquillamente fino alla fine. Va bene. Ok? Va bene. Vai. Unità 9, traccia 30. Ciao. Ciao Mariana, come stai? Bene. Bene, grazie, tu? Cosa prendi? Vorrei un caffè normale, un caffè macchiato e un cappuccino. Porto tutto al negozio. E poi anche una spremuta d'arancia e anche un cornetto al cioccolato. Vediamo, sì, c'è ancora un cornetto al cioccolato, l'ultimo. Fanno 6,40 euro. Scusi, posso chiedere un'informazione? Certo, prego. Buongiorno. Buongiorno. Senta, i cornetti sono finiti? No, no, solo i cornetti al cioccolato sono finiti. Abbiamo cornetti semplici e alla crema. Sofia, mi dispiace, hai sentito? Cornetti al cioccolato? Niente, sono tutti finiti. Ah, allora niente. No, 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 Sofia, devi mangiare qualcosa. Prendi un cornetto con la crema, no? No, non lo voglio. Signora, guardi, se vuole può prendere il mio. Io prendo un'altra cosa, non c'è problema. Ma no, 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 non si Ma preoccupi. davvero per me è uguale. Scusa, Roberto. Sì, Mariana, un attimo solo. Siamo pronti? Sì, c'è lo strudel alle mele? Certo. E allora io prendo uno strudel alle mele e il cornetto al cioccolato lo dai alla signora. Ma no, davvero? Ma veramente, non è un problema. Va bene, se insiste, grazie. Sofia, per favore, ringrazia la signora. Grazie, prego. Allora, Roberto, quant'è? Allora, con lo strudel sono 6,70 euro. Ecco. Hai 70 centesimi? Un momento. Sì, tieni. Perfetto, ecco i quattro di resta. Ok, ciao Roberto, ci vediamo. Ciao Mariana, a presto. Arrivederci, signora. Di Arrivederci, grazie ancora. niente. È una super scena ipotetica, cioè proprio non capiterà mai nella vita, diciamolo, però No, va bene. non è vero, non è vero. Ok, puoi interrompere la condivisione se vuoi, eh. Ok. Allora, mi racconti quello che hai capito? Allora, Che cosa succede? Sì. siamo in un bar. Questa ragazza è una cliente abituale del bar, tant'è vero che il barman la chiama per nome, quindi si conoscono. Fantastico, sì. Lei entra e ordina, diciamo, la colazione, che sembra però non essere una colazione solo per lei, perché dice la porta al negozio, quindi ci sarà qualcun altro che fa colazione con lei, immagino. E fa una serie di cose che prende e nel mentre lei sta ordinando si intrufola una signora con una bambina, a quanto pare, Esatto. che chiede informazioni se ci sono ancora i cornetti al cioccolato, che però, ahimè, sono finiti perché Mariana si è aggiudicata l'ultimo cornetto al cioccolato. Allora, Esatto. Mariana, che è una donna molto buona, molto sensibile, mettiamola così, offre il suo cornetto alla signora per la bambina. Sì. La signora gli dice: no, guarda, non ti preoccupare, prendiamo un'altra cosa. Lei invece glielo dà e si ordina uno strudel. Paga Benissimo. e va. Questo Ti è un ricordi quanto paga Mariana? 6,70 euro, una rapina. No, sì. Ma no, compra tante cose, la spremuta d'arancia pure, le Oh spremute no, d'arancia costano sempre tantissimo. 2,50 euro. Vai, vai. No, ho Vabbè. lavorato in un bar, quindi più o meno è una rapina, però va bene. Forse è un bar dentro, dai, mettiamola così. Va bene, Riccardo, sei stato bravissimo, davvero meraviglioso, fantastico, Meraviglioso. meraviglioso. E io direi che abbiamo finito con la lezione di oggi e c'è il video culturale finale. Oggi è un po' difficile, è un Ah. po' difficile perché è sullo street food italiano.
Bellissimo. Molto bello, però appunto siccome è un po' a Palermo, un po' a Bologna, si sentono queste persone che parlano tutti gli accenti, in tutti gli accenti, espressioni regionali. Sì, no, è molto carino, molto carino. Quindi prepariamoci al video di oggi sullo street food. Perfetto. Vado. Con lo smartphone si va sul QR code attraverso l'applicazione e parte il video relativo alla pagina. Ma stata se caccia a cuore, come vuole, schiatta o maritata? La differenza fra schiatta e maritata, che schiatta significa è come una signorina che non è sposata, no? Ancora vergine, e la vuole col limone, sale e limone. Viceversa, maritata con la carne, che sarebbe la mirza, con formaggio e ricotta. La farinata è nata come cosa da mangiare tutti insieme, difatti viene fatta nei testi grandi. C'era il giorno che era il mercoledì, dove appunto si faceva nelle piazze. La piadina si fa 1 chilo di farina, 35 grammi di lievito e poi 20 grammi di sale, un buon cucchiaio di strutto, poi versiamo l'acqua, poi la impastiamo. Il 5-5 fa così, con la torta di ceci. Metto una fetta di torta, una fetta di melanzane e 5-5 di melanzane. Buongiorno Savao. Panino, l'han predotto perché è l'ultimo stomaco del bovino e deriva il nome da un pesce che era c'era tanti anni fa in Arno, che si chiamava lampreda. È nata come cibo di strada, diciamo che un tempo la pizza, cioè la pizzeria, era solamente composta da banco dove si spianavano le pizze e forno per cuocere le pizze. Poi si usciva in strada e quando si cercava di venderla si invitavano anche le persone. Noi abbiamo dei testi del fine 700, inizio 800, in cui si evince, come in questo quadro di Palizzi, si evince che l'ambulante, che non è il pizzaiolo, vende queste pizze per strada. Cibo di strada, beh, insomma, è come l'acqua calda. Mi piace poco anche parlare di riscoperta, perché c'è sempre stato il cibo di strada. Dalla cucina del quinto quarto, che è quella delle lavorazioni di scarto degli animali, alla cucina del pane con le paste lievite o con il pane che viene ad essere farcito specialmente con fritture, penso al pane panelle, cazzille e rascatura. Noi il contatto carnale col cibo lo perdiamo subito dopo l'allattamento al seno materno. Il cibo di strada è un po' anche la storia dei paesi. La gente, diciamo, che vuole mangiare una cosa veloce, così, senza problemi di andare al ristorante. Forse direi che il cibo di strada non influisce sull'alta cucina. Magari ha delle origini, delle ricette che derivano dallo street food, essendo forse lo street food la prima espressione di ristorazione italiana. Ritorniamo all'origine dei sapori, all'origine di quella che è la nostra tradizione della cucina popolare, che per centinaia d'anni ha dato sostentamento e godimento anche alle classi proprio più povere, laddove non ci si poteva permettere niente, era pane, cipolla e olio, ma tutto buonissimo. Credo molto poco ai cuochi d'artificio, credo molto di più alle tante donne, ai tanti uomini che nei loro furgoncini girano per le campagne a strappare nipitelle, rosmarini, salvie, per dar profumo a quello che loro cucinano. Grazie,
diteglielo tutti. Grazie. Attento, attento. Vabbè, avevamo fatto la colazione, ma abbiamo pranzato praticamente. Esatto. Bello, sì. bello. È molto bello. E tra l'altro il link al video è sempre tra i materiali di classe, quindi che sono già sul sito, tra l'altro. Per cui... Che sono già sul sito, sì. Ok. Allora, io direi, Fra, che noi ci vediamo sabato prossimo per... Sì. Siamo arrivati praticamente, no? Per il quarto incontro. Per il quarto incontro, siamo praticamente arrivati verso quasi la conclusione del nostro corso. Sì. E niente, martedì sera vi ricordo che vi presentiamo le tappe, vi diciamo come si può camminare con noi, quindi non mancate. E noi ci vediamo sabato mattina prossimo. Sabato mattina, sì. In questo nuovo lockdown che si preannuncia, insomma, siamo tutti arancioni in Italia, però va bene così, in amicizia. Esatto. Va bene, grazie mille, ovviamente grazie, il video lo potete rivedere sulla pagina YouTube, sul canale YouTube, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Francesca, insomma, della scuola, dell'IT. Sì. Vabbè, Fra, buona domenica. Noi ci vediamo sabato con te, domani con Valentina alle 2:30 del corso di spagnolo. E niente, buon sabato a tutti. Buon sabato, ciao. Ciao.